Intanto ringrazio tutti voi, ringrazio chi ha organizzato questa iniziativa. Ovviamente è triste sapere che una piazza che appartiene a tutti, che appartiene a tutti noi, una piazza non ha padroni, la piazza è il luogo pubblico per eccellenza, è il luogo di tutti, è il luogo dove una volta, quando ancora non c'erano i campetti sportivi, si giocava a pallone, dove ci si rincorreva da ragazzini, dove si faceva politica, dove si discuteva, dove si giocava a carte. Ed è grave pensare che qualcuno creda che la piazza sia di sua proprietà. Questo è il punto vero, culturale, che noi dobbiamo cambiare nel nostro paese, perché troppa gente ha ritenuto che i soldi pubblici, i soldi dei gruppi, l'etere televisivo, le concessioni pubbliche fossero di propria proprietà. Noi dobbiamo dire che quello che è pubblico è di tutti ed è pubblico tutto ciò che è stato fatto con i soldi della collettività. E quindi nessuno può e deve permettersi di vietare una manifestazione politica in una piazza, perché una piazza, ripeto, è il luogo di aggregazione di un popolo. E allora noi non ci facciamo intimidire, non ci facciamo intimidire soprattutto da chi scrive sui manifesti "mai schiavi di Roma", forse dimenticando quando si è stati da parte loro schiavi di Abruzzese, quanto si è stati schiavi di Iannarilli, quanto si è stati schiavi di Fiorito. Ed oggi che il centrodestra, soprattutto nella nostra provincia, è in difficoltà, come si suol dire, anche le pulci hanno la tosse, quindi ci si fa il partitino e ci si candida perché si vuol dimostrare a tutti la propria forza. Ma un partito senza futuro, un partito senza nome, che anche lì usurpa il nome di tutti, usurpa il nome degli italiani, usurpa l'inno nazionale. Loro non hanno la capacità di fare nulla se non quella di usurpare. E noi queste cose le dobbiamo dire forte, perché non una pulce può avere tutta la tosse che vuole, ma pulce rimane. Questo è il punto vero che noi dobbiamo dirci. E allora, guardate, noi non abbiamo paura, noi vinceremo le elezioni, noi siamo quelli che tenteranno di riaddrizzare l'economia del nostro territorio, un'economia massacrata in questi anni. Sembra che questa campagna elettorale parte come se nessuno avesse responsabilità. Sembra quasi che i Maya avevano ragione, che è partita una nuova era. Non è così. Quelle responsabilità sono tutte davanti ai nostri occhi. Si chiamano Berlusconi, si chiamano Bossi. E non dimentichiamo che questa gente ancora oggi è alleata con la Lega, che dice nelle valli del nord, non nella valle dell'Iri, qua ci raccontano le poesie, ma poi nelle valli del nord dicono il 75% delle tasse devono rimanere qui. E loro sono alleati con questa gente, con quelli che negli ultimi anni ci hanno affamato, perché io non dimentico che Orsi, l'amministratore della Finmeccanica, che oggi, diciamo, per motivi non proprio nobili è costretto alle dimissioni, è quello che ha tolto le commissioni e ha tolto la manutenzione degli elicotteri agli stabilimenti di Anagni e di Frosinone e l'ha portata al nord, perché lui era stato messo lì dalla Lega. Questo hanno fatto in questi anni, hanno depauperato il nostro territorio e loro ci sono alleati, non Fratelli d'Italia, Fratelli di Bossi, questi sono. Noi queste cose le dobbiamo dire, perché loro non hanno nulla a che vedere con la storia dell'Italia. Sapete che per la prima volta dopo 100 anni si è raggiunto il record di vendita di biciclette nel nostro paese? Sta cambiando l'economia, stanno cambiando i modi, gli usi e le abitudini dei cittadini. Oggi nella cultura popolare è tornata ad avere un'importanza strategica la difesa dell'ambiente, del territorio, della salute. E mentre tutto questo torna nella cultura, nei pensieri di ognuno di noi, la destra cosa pensa? Pensa ai rifiuti, pensa ad inquinare, pensa ai condoni, condoni edilizi, condoni tombali. Loro sono indietro, questa è la verità, loro sono non avanti. Abruzzese ci deve scrivere appresso su quel manifesto, perché lui viene sempre dopo, non avanti. Questo è quello che sta avvenendo nel nostro territorio, e se noi siamo rimasti indietro,
in una crisi clamorosa, ci dicevano i ristoranti sono pieni, la gente acquista le macchine, tutti hanno 3 automobili, i saloni di bellezza sono pieni di persone. Falsità! Loro non hanno capito che arrivava la più grande crisi degli ultimi 100 anni e non solo non l'hanno capita, non hanno fatto quindi nulla per tentare di mitigarla, io non dico di sconfiggerla, quantomeno di mitigarla. Siamo oltre il fondo del barile. Io giro in questi giorni in tutti i comuni della nostra provincia, ma anche, sapete, il collegio della Camera è grande, giro a Rieti, a Viterbo, a Latina, in tutti e 91 i comuni di Frosinone. Ci sono persone che mi dicono: noi stiamo vendendo l'oro di nonna, l'oro della zia per andare avanti, si stanno intaccando delle riserve che era impensabile fino a qualche tempo fa. E noi queste cose le dobbiamo dire che hanno una responsabilità primaria, e questa responsabilità è data da chi ci ha governato negli ultimi 5 anni, e sono Bossi e Berlusconi e tutto il codazzo ad arrivare fino all'ultima pulce. Questo è quello che è successo. E allora che cosa dobbiamo fare noi a questo punto? Molti mi dicono: ma qual è il ruolo di un parlamentare? Giustamente diceva Alessandro, sono anni che il nostro territorio non solo non ha un parlamentare di sinistra, non ha un parlamentare che fa qualcosa. Tant'è vero che la gente ti chiede: ma il ruolo del parlamentare qual è? Perché Iannarilli sarà ricordato solo per il gesto dell'ombrello fatto in aula. E allora io dico: guardate, il ruolo del parlamentare anche lì non è quello di essere, andare là con le bandiere. Poi tra l'altro Sella ha fatto una scelta chiara, no? Ha detto: noi basta testimoniare, basta protestare, sarà importante, no? Noi abbiamo portato le nostre bandiere alla Fiat, alla Videocon, all'ospedale di Anagni, di Pontecorvo, adesso di Alatri, di Sora, e sarà importante, però dobbiamo dire ai cittadini: noi vogliamo la sfida del governo, vogliamo dire che è possibile con un ministro dello sviluppo economico serio spiegare a Marchionne come si rilancia la più grande industria metalmeccanica e automobilistica del paese. Vogliamo con delle leggi serie sul diritto alla salute dei cittadini spiegare come tanto ai Parioli quanto a San Giovanni in Carico, piuttosto che a Fiuggi o a Cassino, la sanità è la stessa cosa per tutti. Non perché si abita ai Parioli bisogna avere una sanità di serie A, e perché magari si abita in una valle più periferica noi dobbiamo essere trattati come negli anni 50. E quindi noi ci candidiamo per questo, per dire: l'Italia è una, non esiste solo l'Italia di Monti, che è l'Italia che viaggia sul Frecciarossa Milano-Roma in 3 ore scarse, ma esiste purtroppo l'Italia di quelli che non hanno neanche il pullman che ci collega al paese vicino, di quelli che se il treno tarda 5 minuti e perdono la coincidenza non sanno a chi telefonare la sera per tornare a casa. L'Italia di quelli che se perdono un lavoro da queste parti non sanno più neanche dove sbattere la testa. L'Italia di quelli che se vengono messi in cassa integrazione debbono sperare che l'impiegato dell'INPS quel giorno non si prenda le 2 ore di ferie, perché altrimenti non verranno pagate la propria cassa integrazione. Noi vogliamo rappresentare quell'Italia lì, e per prima cosa questa Italia io mi sento di andare a rappresentare lì, che può essere un cittadino di Enna o può essere un cittadino di San Giovanni in Carico, noi quella Italia dobbiamo rappresentare. E poi dentro quell'Italia che ci crede, che ha una speranza, che rilancia uno sviluppo, noi dobbiamo mettere l'idea di sviluppo del nostro territorio, e deve essere appunto quella di una, come possiamo dire, attrattività del nostro territorio, ma non solo un'attrattività turistica, un'attrattività anche a viverci. Com'è possibile? Oggi io ho detto, giro molte province, la provincia di Latina aumenta 40.000 abitanti negli ultimi 10 anni, la provincia di Frosinone ne perde altrettanti. C'è un problema, e perde soprattutto i giovani, le giovani generazioni, la speranza. E come facciamo noi a candidarci senza ridare la speranza alle giovani generazioni? Come facciamo a dire: io faccio il deputato, ma l'università pubblica la voglio massacrare, ma io devo difendere l'università pubblica, rilanciarla e far sì che Cassino
diventi un polo ancora più importante, un polo che parli e che ragioni sul nostro territorio. E com'è possibile candidarsi se io non dico noi viviamo la più grande crisi industriale degli ultimi anni, una provincia che si è basata dall'epoca dell'Unità d'Italia in poi, della Repubblica, dopo gli anni bui del fascismo, soprattutto sul lavoro, una provincia che ha prodotto tanti lavoratori, lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'edilizia, e quindi noi dobbiamo rilanciare questi settori, e per rilanciare l'edilizia non c'è il condono edilizio, non è il furbo che ti copre casa facendo un piano in più e creando ancora ulteriori problemi sociali in un paese. L'edilizia che noi dobbiamo riscoprire è l'edilizia che consente a ognuno di noi di avere il risparmio energetico, l'autoconsumo, di fare della propria casa una ricchezza, come è stato fino ad oggi, e non che oggi chi ha una casa deve quasi bestemmiare per motivo chi è proprietario di una casa, perché sono solo tasse, sono solo spese. Noi dobbiamo, con la tecnologia moderna è possibile. Oggi mettere 3 kW di pannelli solari costa 1.800 euro. È stato il più grande abbattimento di costi in un settore industriale degli ultimi 10 anni. Fino a 10 anni fa costava 15 volte tanto. Oggi costa 1.800 euro e i soldi degli incentivi debbono andare alle famiglie, ai cittadini che fanno l'autoconsumo e non la speculazione che copre migliaia di ettari di terreno agricolo con il fotovoltaico. Noi questo dobbiamo fare, e per fare questo ci sono solo due modi per poterlo fare. Uno, come diceva Alessandro, è quello di tentare di eleggere persone per bene, persone sane, persone che nella vita fanno anche politica, girano, stanno sempre sul territorio, ma anche persone che queste cose le dicono in piazza e che si prendono degli impegni. E per fare questo a quelle persone bisogna dargli un grande sostegno, per questo noi diciamo di votare il centrosinistra e di votare SEL dentro il centrosinistra. Uno, perché l'unico candidato possibile eletto alla Camera in provincia di Frosinone è il candidato di SEL. E due, perché più saremo forti noi, più queste cose che abbiamo detto in piazza sarà facile farlo, perché lì ci scontreremo con i poteri veri, con l'Enel, con le banche, con la finanza, e noi a quelli là gli dobbiamo tagliare gli artigli, perché gli artigli di quelli là sono belli tosti, e ci vogliono delle forbici importanti per tagliare quegli artigli, e per fare questo ci vuole una forza, e noi le cose le diciamo qua e tenteremo di farle. Quindi concludo dicendo questo: è importante, è fondamentale votare intanto il 24 e il 25. Cioè, noi sappiamo l'amarezza dei cittadini, il non voto, il non andare a votare, il voto dissacratorio, di protesta, tutti questi movimenti che stanno nascendo, ma di una cosa dobbiamo essere certi: l'Italia la si cambia solo, e questa è la storia che lo dimostra, se si ha un grande voto e se si dà una grande forza al centrosinistra. Perché guardate, i miliardari possono non andare a votare, possono fare il voto dissacratorio, il voto di pancia, perché un miliardario gli interessa fino a un certo punto che esista una sanità pubblica gratuita e di accesso semplice per tutti. A un miliardario interessa poco se il treno che ci collega è un treno non fatto da carri bestiame, ma un treno dignitoso. A un miliardario interessa poco se nelle nostre zone c'è o meno la tutela dell'ambiente, lui troverà sempre un posto nel mondo dove l'ambiente è tutelato e dove nessuno ha il coraggio, diciamo, di intervenire. E invece il ceto medio e i ceti popolari non è così. La tassa più grande che abbiamo pagato noi in questi anni di berlusconismo è la tassa che dobbiamo pagare per curarci, è la tassa che dobbiamo pagare per mandare i figli a scuola, è la tassa che dobbiamo pagare per poter accedere alla mobilità, per muoverci.
Questa è la tassa più grande che noi paghiamo a questa società ingiusta e noi la dobbiamo cambiare questa società, e per cambiarla c'è bisogno di noi. E quindi l'invito è votare SEL, votare il centro-sinistra e votare SEL. Chiaramente sappiamo tutti, tra l'altro anche una legge sbagliata, Alessandro diceva, noi anche lì abbiamo tentato di mitigare, diciamo, le storture di questa legge. Al Senato magari possiamo vincere in tutta Italia con 3 milioni di voti e poi 1000 voti dei leghisti più duri e hard del nord potrebbero cambiare il risultato grazie al voto in Lombardia piuttosto che in Veneto. Ma noi siamo convinti che vinceremo, siamo convinti che vinceremo anche in Lombardia, perché anche lì le candidature di Ambrosoli, la svolta di Pisapia, qualcosa sta cambiando anche in quella parte d'Italia. Noi siamo convinti che vinceremo anche lì, che avremo dai cittadini l'onere di dover governare questo paese, che torneremo fra 5 anni dicendo abbiamo fatto questo e adesso giudicateci. Noi di questo siamo convinti, perché la scelta nostra di governo è una scelta profonda, noi riteniamo che è una scelta fondamentale per il futuro del nostro paese. E quindi, dicevo, ci sono queste leggi elettorali, alla Camera e al Senato è sufficiente votare barrando il simbolo, invece alla Regione si può esprimere anche una preferenza, e ovviamente noi chiediamo una preferenza per Alessandro, quindi votare SEL, alla Regione scrivere Marco Uccilli. Questo è diciamo, i due modi diversi di esprimere correttamente il voto a seconda delle leggi elettorali. E quindi, concludendo, io dico questo: noi il 24 e il 25 abbiamo di fronte un tornante fondamentale. Sinistra Ecologia e Libertà è impegnata nella nostra provincia, in tutti questi anni è stata impegnata a promuovere una classe dirigente nuova. Fino a qualche mese fa gli abruzzesi, gli Annarilli, le Formisano, ma non solo loro, no? Un po' ci schernivano, dove vogliono andare, che vogliono fare, hanno il 2%, noi siamo forti, siamo potenti, macchine blu, codazzo di persone, segretari, noi ancora rispondiamo noi su Facebook, siamo là, cerchiamo di dare risposte a tutti, ma oggi si sente che il vento è cambiato, e se l'unico candidato elegibile alla Camera è di Sinistra Ecologia e Libertà, vuol dire che Sinistra Ecologia e Libertà in questa provincia è importante, vuol dire che punta molto su questa provincia e che per noi il rapporto con il territorio e per lo sviluppo di questo territorio non finirà domenica prossima, ma proseguirà anche nel lavoro continuo sia in Parlamento sia in Regione. E quindi io veramente vi chiedo di sostenere, di darci il proprio voto, di chiedere il voto per noi, di spiegare le nostre ragioni, perché è fondamentale votare il centro-sinistra e votare Sinistra Ecologia e Libertà. Grazie. Bravo, bravo, perfetto. Non bisogna aggiungere altro. Vi ringrazio a tutti e alla prossima. La prossima è il 25. Il 25 faremo una bella festa, bene? Grazie.